Dunque, eccoci qui. Allora, per questo trucco serve un viso decisamente luminoso. Io sono tornata, squadra che vince non si cambia, sono tornata al mio Skin Evolution di Kiko, io utilizzo il numero 3, non perché io abbia la pelle scura per cancellare le occhiaie, ma perché ho le occhiaie tendenti allo scuretto e quindi mi serve un aranciato per andarle a coprire. Dopo aver coperto le mie occhiaie, io procedo sempre prima del fondotinta, poi le ritocco anche dopo il fondotinta, vado ad applicare il mio Collistar Tenuta Perfetta numero 1, perché io sono molto chiara. Molto bene, nel frattempo ho sistemato anche un pochino le sopracciglia, niente di che, ho coperto solamente i buchi e sono andata a pettinarle un attimino. Adesso, per quanto riguarda le palpebre, andiamo ad applicare una base. Io vado ad applicare il Masterpiece di Max Factor, il numero, si chiama Pearl Beige, e siccome si secca subito perché è appunto un ombretto in crema, vedo di velocizzarmi, insomma, applicandolo un po'. Ecco fatto, subito dopo averlo sfalmato mi velocizzo proprio e vado ad applicare un pigmento. Questo qui è un pigmento di Barry M, un Dazzle Dust, ed è il numero 38 ed è bellissimo perché è questo colore qui, una sorta di color carne glitterato. Vado ad applicarne un po' e come sempre con i nostri pigmenti ci applico un po' di Fix Plus, altrimenti mi cade giù per tutta la faccia, e lo applico sulla palpebra mobile. Molto bene, dopo esserci occupati della palpebra mobile, con un ventaglietto o un pennellino che volete voi, andiamo a tirare via tutti i glitter. E adesso qui viene il bello, nel senso che dobbiamo andare a fare quella piega che ha Scarlett, che è un attimo diversa dalla mia, quindi la sua piega prende proprio tutta la piega dell'occhio. Il segreto qual è? Partire con dei pennellini abbastanza appuntiti per poi andare a sfumare, per esempio il 219 di MAC, dovrebbe essere sì. Partire con un marroncino, tipo questo della palette naturale di Fraulein, e iniziare con poco, infatti battete su un dito così, perché si fa sempre ora ad aggiungere. Allora io con la foto di Scarlett davanti vado a cercare di creare la sua piega. Magari la ritrovate sul mento. Ovviamente ragazze, se non avete gli occhi come Scarlett, non avete gli occhi come Scarlett, quindi non dobbiamo stare lì a ammazzarci per tentare di farceli uguali. Dovete tentare di seguire la vostra linea naturale piega dell'occhio, nonché piega dell'occhio, e cercare di rimediarla al meglio, ma senza esagerare, senza andare a fare rotazioni impossibili. E poi il segreto sta nello sfumare al meglio, perché quando una linea è bella sfumata ed è fatta bene può andare, altrimenti no. Ecco, se con le sfumature se ne è andato via un po' di ombretto pearlescente, andiamo a ridefinirlo sulla parte di palpebra che ci interessa. Per andare a ripulire delle zone che non vi piacciono potete prendere un correttore, un pennellino del genere SS194 di Sigma, ma se voi li avete simili va benissimo ugualmente, e andare a coprire magari quelle zone che proprio non vi piacciono, per andare anche solo ed esclusivamente a ridefinire. Molto bene, dopo aver fatto ciò io vado a prendere un marroncino tendente al freddo, però questo qui è un trio di L'Oreal ed è il numero 400 Chocolate Addiction, e quindi non vado a prendere un marrone caldo, ma un marrone più freddo, come questo qui.
andare con un pennellino piccolino ad applicare qui sotto in maniera molto 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 blanda perché ce n'è veramente poco. Vado a definire e vado praticamente. Mi fermo qui, sfumando. Se la voglio un po' più definita, la riga, partiamo dal presupposto che a me la riga giù non mi sta bene, però va bene, facciamo proprio questo trucco. Vado a riprendere il marrone, sempre con la punta del nostro piccolo pennellino, la Fix Plasso, Fix Plasso. E ripasso. Molto bene, anche qui se volete andare a ripulire la zona, andiamo a prendere un dorato come questo, un pennellino magari che tenda al piatto con il quale potete prendere il colore in questa maniera, vedete sulla punta. Fix Plasso anche questo e vado ad applicarlo qui sulla parte iniziale e poi all'interno, nella rima interna, vado ad applicare una matita color carne. Molto bene, fatto. E poi in questo spot qui non mi sembra che Scarlett abbia un eyeliner, ha solamente una riga finissima attaccata alle ciglia, quindi noi cercheremo di andare a riprodurre. Se ha un eyeliner, perdonatemi, sono cieca, comunque farò così. Quindi, matita puntita, tratteggio, solo metà occhio. Molto bene, adesso vado ad applicare il mio rimmel, che è lo stiletto di Maybelline, che è uno dei più neri che io conosco e mi piace molto. Molto bene, gli occhi li abbiamo fatti. Ora farò le labbra. Premetto che andrò ad applicare non i Dior, ma un qualcosa che ci assomiglia molto, nonché il 297 di Kiko, che a me, devo dire, piace veramente tantissimo perché è proprio il colore delle bionde. E scusatemi, non è di Kiko, è di L'Oreal. È l'Intense per Blondes, come potete vedere, 297, il Color Rich Red Passion di L'Oreal. Per prima cosa vado ad applicare una matita rossa, io avendo le labbra grosse la applico all'interno. Ecco fatto, come potete vedere il colore è luminosissimo. È un attimo più puttanesco, bisogna dire la verità. Però, insomma, se avete il carisma. Bene, adesso Scarlett ha un po' di blush, ma proprio poco, e un contouring con la terra. Dunque, come blush è molto rosato, io vado ad applicare il Well Dressed di MAC, ma proprio poco, cioè nel senso così. Perché ne ha veramente veramente pochi su Ring con la terra, anche questa chiara perché noi chiare siamo messe in questa brutta maniera. E il contouring lo mantengo qui, proprio non deve andare verso il centro viso, deve rimanere qui. Molto bene, come illuminante vado ad applicare questo qui di Shiseido. L'S3 e niente, questo era il trucco per diventare una tarocca Scarlett Johansson. Spero vi sia piaciuto. Un bacione da Erika. Ciao ciao.